negli ultimi 5 anni da consigliere di opposizione non mi è mai successo, riusciamo ad approvare un bilancio di previsione per l'anno 22-24. Con un pizzico di orgoglio, il sindaco di Roseto, Mario Nunes, assieme alla sua squadra di governo, ha presentato il bilancio di previsione che consentirà all'ente di lavorare e amministrare senza grossi affanni. L'atto ha ottenuto il via libera dalla Giunta, quindi entro i tempi previsti per il 31 dicembre, e verrà discusso in consiglio ai primi di gennaio. Ci sono novità importanti per il personale, ma anche per quanto riguarda gli interventi sul territorio. E quando la forma diventa sostanza, l'avevamo promesso in campagna elettorale, da amministratori, seppur di opposizione, conoscevamo le problematiche della macchina amministrativa e sapevamo quanto fosse importante essere operativi da subito, dal 1 gennaio, forse lo saremo intorno al 10-12, ma ciò che conta è che la città di Roseto avrà, dopo tanti anni, uno strumento, lo strumento direi, di programmazione, pianificazione, di attuazione di quelle che sono le idee dal primo giorno di quello che è un anno solare, che merita appunto di essere vissuto nella sua interezza. Tante scelte importanti, tante indicazioni raccolte dagli uffici e realizzate, soprattutto un ampliamento della macchina amministrativa che era stata lasciata ai minimi termini, con l'inserimento di 2 figure dirigenziali che potranno completare appunto il panorama e la governance di una città, al fianco del sindaco, al fianco degli assessori, diversi interventi di manutenzione, diversi inserimenti soprattutto nel settore tecnico, ma soprattutto una nuova linfa, un nuovo respiro. Ecco, era ed è importante che chi governa la città lo possa fare con mani libere e soprattutto con il supporto di quelli che sono gli strumenti previsti. Il sindaco ha detto saranno 12 mesi di tranquillità. Noi abbiamo già pronto il bilancio, attendiamo poi ovviamente i fondi che arriveranno dalla regione, ma anche dal PNRR. Saranno 12 mesi di più che di tranquillità, ma di serena attività, perché qui le attività da fare, da svolgere, sono sempre tante. Siamo assorbiti quasi 12 ore al giorno, dicevo 24 ore, ma in realtà per fortuna qualche un po' di spazio per le nostre famiglie. Fondi del PNRR vanno intercettati e ci stiamo già lavorando. Fondi regionali vanno intercettati e siamo in stretto contatto con quelli che sono i vertici regionali, a prescindere dal colore politico, anche perché la mia amministrazione non ha un colore politico tale da doversi targettizzare. Ebbene, essere attrattivi, essere in rete con le altre, diciamo, realtà, l'Unione dei Comuni, come le Sette Sorelle per quanto riguarda il turismo. Noi abbiamo intenzione di creare reti costruttive con tutti coloro che vorranno farlo nei prossimi anni.